Siamo al Museo Il Correggio a Palazzo dei Principi per cari maestri. Fino al 26 novembre è possibile visitare la mostra e qui all'interno della mostra abbiamo le opere che ho personalmente selezionato del maestro Ivan Avio. Conosco molto bene la sua produzione, conosco molto bene la sua capacità di lavorare l'arte plastica, di pensarla e di realizzarla con grande cura, con il pregio dei materiali, con il pregio del pensiero, con il pregio della composizione. Lei ha vinto recentemente il premio che viene consegnato durante il periodo del Bancarella, che è il premio europeo intitolato alla memoria di Enrico Ferri. Lei che è l'unica artista italiana che lavora a questo livello su questo genere di arte contemporanea, perché utilizza le materie preziose, le compone, ha, grazie ai suoi studi dal Politecnico di Milano di architettura, ha la capacità tecnica di saperla collocare nello spazio. Ricordo ancora il suo bellissimo spazio al Museo di Tirana, e lo ricordano ancora i visitatori del Museo di Tirana e il direttore, ed è l'unica che riesce a trasferirci con la luce, con queste trasparenze, tutto ciò che è un inno alla bellezza, all'arte, alla memoria, alla narrativa, a volte al mito. Tutto per capire, comprendere e spiegare, ancora meglio con un linguaggio internazionale immediato, il senso della vita. Beh, grazie, praticamente hai fatto una presentazione già bellissima, hai detto tutto. Sì, io lavoro questi materiali lapidei e mi ispiro molto alla mitologia greca. E qua abbiamo infatti il labirinti con il filo d'Arianna, e le mie opere hanno una caratteristica, nel senso che se sono viste spente hanno colori differenti, se sono viste accese, retroilluminate, cambiano completamente aspetto. Sono anni che lavoro la pietra al metallo e voglio andare avanti, voglio proseguire.